Ok. Niente, di qua è la stessa parte, cioè era giusto il posto dove ero andato io. Semplicemente non ero arrivato fin qua a fare il ripasso. E qua siamo usciti. La faccia silente, ce n'era una che mi ricordo che era silente, ma chi cacchio si ricorda qual era quella silente, porca miseria. Forse era qua. Forse era qua. No. Quello lì non mi sembrava silente, qua non si è abbassato questo coso. E qua ripara di quella silente. Ok. Quindi è da queste parti quella silente. Qua c'è quello che non sappiamo, qua c'è la porta che non si apre, qua c'è cosa che non sappiamo. Perfetto. La faccia è qua, ma questa ci parla. Questa è una faccia e ci parla. Questa è una faccia alla quale non so assolutamente arrivare più. No, facce rotte ce ne sono, ma ce n'era proprio una che mi accoglieva con i tre puntini. Cioè che non diceva proprio un cazzo. Forse questa. Eccola qua. Ok, guarda dove. Aspetta e guarda dove guarda. Andiamo verso la notte. Ok. Abbiamo trovato l'ultimo santuario. Frost Shield, che mi dice TTTT Frost Shield Water Magic 3, va bene. Non c'è il Water Magic, va bene così. Metti una, metti due, metti tre, me ne manca una. F5. Dai, pezzetto alla volta la facciamo tutta, ve l'ho detto. Ok, qua c'è un sotterraneo. Venomfang Pick Light Weapon richiede Light Weapon 3 Earth Magic 1 per fare il bite 9,27. Comunque sei meglio di quella che ho. La spada però tienla, che fosse mai che c'è qualcuno immune al veleno. Un vero stronzo. Allora, se tanto mi dà tanto, qua sotto ci dovrebbe essere l'ultima pietra. Hai da magnare, lo so, c'hai ragione pure tu. Magna da novo. Qualcun altro deve mangiare urgentemente, tu magni da novo. Pum pum, tutto a posto, magna da carne. Tutti devono mangiare. Magnate fungo. E poi un pezzo di formaggio. Ok. Se tanto mi dà tanto, qua c'è l'ultima maledetta gemmina. Porca miseria, è un dungeon subacqueo. Dungeon subacquei. Posso mandare il Gunpla? The Vault.
Suppongo che adesso moriate tutti, ma non ci posso fare niente al momento. Qua ci posso fare. Non ne ho più, vero Torce? Le ho smollate tutte in giro, vero le torce? Mi scusi, signorina, sto cercando un'uscita. Morto. Morto. Water Magic adesso serviva. Può essere, Drevam, che adesso servisse Water Magic. Ma tanto c'è, cioè, troppo basta, non possiamo averla. Niente. Facciamo senza. Subacqueo, esatto. F5. Raccogli questa. Raccogli questa. Allora, mi verrebbe da pensare, io che sono stupido, che ci sia una bella... Allora, Shield Potion, Poignant Potion, Bear Form, Rage, Antivenom, Shield, Speed. Cazzo sei tu? Cacchio. Una bomba, va bene. E tu dovresti essere l'anti vatte la pesca, giusto? No, tu sei qualcos'altro. Un antidoto. Non ce l'avevo quell'antidoto. No, va bene. Metti l'antidoto. Va su. Apri, anzi, prendi questo, tira fuori queste due cose, metti qua dentro l'antidoto, ficca queste qua dentro, tira fuori da qua tutte le pozioni maledette, c'è le ricette maledette, metti qua le ricette maledette. Ta ta ta, a posto, chiudi st'affare e torniamo a noi. Dicevo, mi verrebbe da dire che facendo un abbinamento intelligente venga fuori il water breathing. Giusto? Ma non lo sapremo mai, va bene. Willpower a pacchissimi. E il willpower, se non erro, sono anche i danni magici. Willpower, l'energy point, l'energy regeneration rate e il cold resistance. Si piglia due punti di cold resistance a botta e la rigenerazione dei punti magia. Ottimo. Andiamo a cercare un'uscita. Ti sposti? Dai, spostati. Però spostati. Spostati. Come uccidere un party di avventurieri stando sulla porta?
Secret, The Glass Vault, The Steel Vault, The Golden Vault, Ring on a String. Cosa fa un ring on a string? Un anello d'oro appeso da una catenella di cuoio. La gravità sembra avere un effetto innaturale sull'anello. Ero preparato a aprire una delle volte, ma la chiave è sfuggita alle mie mani. Non c'è modo in cui io possa tornare nelle acque infestate di Zarkton. E muori qua, quindi. La Floral Vault. Allora, se io prendo questo coso e lo do tipo a lui, oltre ad avere un ovvio problema sul portare la roba, tu sei a terra e puoi attaccare? No. Ecco qua la chiave. Vieni però. Ok, grazie. Non ho capito cosa faccia. Dà della salute. Così lui ha health 108. Così è 111. 347 e 354. Scusate, mi è stata Willpower 26, 13, 11, 18, 26, 13, 11, 18, 24. Non mi alza le statistiche. Teniamolo lì, non lo so a cosa serve. Però abbiamo la chiave di Vattelapesca qua. Giusto. Adesso apriamo tutte le vault e vediamo quale ci interessa di più. Allora, cominciamo dalla Floral Vault. E troviamo il Leafbound Bracelet, Energy Rate più 20, Fat Consumption più 20, quindi mangi di più e consumi, rigeneri più energia. Diffusione meno 2, energia più 30. E qua dentro troviamo le piante d'erborista. Ok. Non mi serve a niente sta roba qua. Ma non abbiamo il potere per. Non abbiamo l'incantesimo per far respirare sott'acqua, Dravamk. Mi guardi se esiste. Se c'è uno spell per respirare sott'acqua o una pozione che ti fa respirare sott'acqua. Scelta. Questa è la Golden Vault. Una staffa d'accolito. Willpower più 2, concentrazione 1. Fa dispel. Ah, questo qua fa i tizi che fanno il dispel, che era questo attacco qua, che mi avete poi detto voi. Non era questo, era questo. Questo qua è il dispel. Bello. Assolutamente carino. Perché ne tira una marea. A ripetizione. Questa può essere carina, dai. Se nell'altro non c'è niente che ci serva, va bene questa. La teniamo buona questa qui. Almeno è utile, ha un'utilità innegabile.
Poi abbiamo la Glass Vault. Che ci dà un energy potion, una potenza di destrezza e uno spirit mirror pendant. Anche questa è bella. Più 25% al fare PX, è molto carina. Un po' tardi nel gioco per usarla così tanto. C'è già Full Moon che se l'è accaparrata allegramente al primo giro perché aveva già il 25% razziale. E in effetti 25 più 50 c'è qualcosa di Steam, mi fido poco, va bene. Sulle discussioni di Steam dicono che non c'è nulla del genere, ci sarà una wiki, dai. Poi mi sta bene, basta saperlo. E l'ultima, che non è questa, perché questa l'abbiamo appena aperta, è la Steel Vault. Che ci dà un cutlass che fa molto più di quello che abbiamo appena preso. Urca, molto di più. Questo non è male. Uno scudo che fa Evasion più 7 resist all più 15. Quindi meglio di quello che abbiamo. E 3 Frost Bomb. Allora, questa ci migliora le statistiche sue notevolmente. Perché siamo passati da 21,60 dell'inizio della live a 30,90. 90. Non è male. E il resist all mi attira, se devo dirvi la verità. Il Resistol non è niente male. Questa è carina. Ignora 20 punti dell'armatura del nemico. Questa no. Cooldown 3.3, cooldown 4.5. È molto meglio della Venom Fang. Porca miseria. Questa attacca ogni volta 4, ogni 4 secondi e mezzo. L'altra attacca ogni 3 qualcosa. Guadagniamo 20% di velocità. Bellina. Direi dire decisamente questa comunque. Questa è tutta roba utile. Allora, farò ancora una cosa prima di accendere questa risposta. E cioè, voglio fare un save che sia Volt, perché se tra un metro ci sono un sacco di casini a fare qualcos'altro, abbiamo una roba da ricaricare. Prendi questa, apri quella, entra qua dentro, mettile questo in mano, posa la spada che non ti serve più a niente, prendi lo scudo, posa lo scudo, le frost bomb non servono a un cazzo, ma meglio averle che non averle. Ok. Ma io posso dire che qua però non c'è quello che sto cercando io. E cioè la gemmina. Ah, qua c'è ancora una porta aperta. Non è vero? Me ne sto andando, amici, me ne sto andando. Però mi fate incazzare così. Perché io giuro che mi aspettavo di trovare la gemmina qui dentro.
Questo è la cosa dell'acqua. Va bene. Sud-est dove le forze dell'acqua sono le più forti. Ok, fa dire 4 gemme, ma non le ho 4 gemme, amico mio. Non mi hai risolto il problema. Qua quel che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Qui c'è ancora qualcosa. Ma tanto non ci posso assolutamente andare perché ci sono, ora ci sono i cosi che mi bloccano la strada. Quindi puppo fortissimo. Non ho visto nessun tipo di tasto, altre cose da fare. Quindi qua va bene, mi porta al santuario. Mi manca una gemma, amici. Mi manca una gemma. Ok, però incomincio ad aver fatto un po' tutto. Incomincio ad aver fatto un po' tutto. Scusi, per carità, di qua non ci posso andare e mi va bene. Comunque qua sotto è una zona dove sono già passato perché l'ho già mappata tutta. Questa l'ho già aperta. Cioè, al di fuori di andare qua e aprire, cercare ancora di dov'è la chiave che apre l'affare. E qua che c'è una porta che non abbiamo ancora aperto. Sono molto perplesso adesso dove andare. Io spero possa aver risolto questa cosa. Va bene, perfetto. Allora, Drevank, ho bisogno di un tuo aiuto, giusto per non fare quella parte in cui, che io farei da solo e che non ha senso fare qua da solo, e cioè, mi devi dire dove devo andare. Mi sono spiegato in italiano. Mi devi dire dove devo andare. Che può essere? Ti dico cosa può essere. Quali possono essere i punti salienti? I serpenti? Ok, il cancello subacqueo del Kilbridge Bog. E io non ho segnato altra roba che sia ancora palesemente da fare, perché qua sotto non c'è di sicuro. Te la faccio facile. Qua sotto non c'è di sicuro. Sono i due punti dove devo sapere se c'è. Oppure dov'è la quarta gemma, capito? Se c'è una quarta gemma al cimitero. Sono i tre dubbi che posso avere io in questo momento. Fatto salvo che mi sembrerebbe di aver fatto un po' tutto. Cioè, i serpenti mi sembra la cosa più ovvia che devo fare. Che dici? I serpenti possono essere risvegliati, ma non so come. Mi mette il cornetto. Ho suonato il cornetto. Questo non fa niente.
qua io gli ho tirato qualcosa. Evidentemente qualcosa gliel'ho tirato, però non so come arrivarci fin là. L'altra cosa che posso ancora fare sono queste cose qua. Invece dove non c'è, ci sono i due indovinelli con le cose da scavare, però mi lascia perplesso. Questa è già fatta. Questa rimettila qua. Ho provato a risvegliare i serpenti. Ah, guarda, io gliela tiro anche la magia, non serve a niente, ma gliela tiro, me la tiro in faccia. E contano come muro. Ho aperto quello. Ne ho risolto un altro. Questo l'ho aperto. E trovo 20 proiettili. Tra l'altro, pum pum. Magari riprendi i proiettili in mano così per far vedere che serve a qualcosa. Un runestone necklace willpower più 1 e un mirror quiz protezione più 8 resistol più 5. Nessuno di voi ha dell'armatura leggera, mi spiace deluderli, ma bella, non mi serve un cazzo. Ah, lasciali. E la snake staff no. La Shaman Staff, la Snake Staff non ce l'ho. Va bene, dai, io direi di fermarci qui e magari guarderò dov'è il resto della cosa, perché adesso è quella parte in cui io mi metterei a esplorare tutto un pezzettino alla volta con calma e sangue freddo. Sempre che io non l'abbia mollata da qualche parte la Snake Staff, che potrebbe essere un problema. Allora, save game. Live 27. Credo. Cari amici, io vi ringrazio della compagnia. Come sempre, domani sera avventura grafica. Qualcuno lo dica a Sarabot. Se non c'è, eh? Molto male se non c'è. Io vi ringrazio, io guarda, ciao. Ciao. Io porto la manina, ciao. Buonanotte.